Benvenuti a tutti sul mio canale, io mi chiamo Greta Francesconi per chi non mi conoscesse e oggi ho qui con me come ospite Marcello Del Fitto. Io sono Marcello Del Fitto, faccio il personal trainer ormai da 10 anni, mi sono specializzato nel natural bodybuilding, agonistico e non. Oggi mi trovo piacevolmente qua con Greta e andremo ad argomentare, ad analizzare un po' quello che è un esercizio su cui mi sono addentrato negli ultimi 2 anni, diciamo, è il rematore con un manubrio. Rematore, in particolar modo andremo a parlare di banane. Andremo a parlare del rematore, un esercizio che quasi tutti conoscono, la maggior parte delle persone che si allenano in palestra, in particolar modo del rematore con manubrio, anche se alcuni principi, come vedremo durante il video, sono poi applicabili anche nel rematore con bilanciere, che Marcello può confermare. Soprattutto il rematore con manubrio è un buon piatto unico che ci offre un censimento completo di tutti i gruppi che comprendono la schiena, quindi quali gran dorsale, adduttore delle scapole, nonché appunto i lombari. Importantissimo durante la sua esecuzione è sicuramente un buon lavoro scapolare. Assolutamente, assolutamente. Il lavoro del dorsale deve sempre originare dalla scapola, sempre. Specie la depressione più che l'adduzione, perché l'adduzione interessa altri muscoli. La depressione rientra tra le azioni svolte dal gran dorsale, specie va a rispettare i fasci, quelli bassi bassi che si inseriscono sopra al sedere. Tanto belli da vedere quanto rari e ricercati, diciamo. E infatti, appunto, fondamentale prima di approcciarsi a alti carichi, a cercare un cheating e tecnicismi nel movimento, imparare a saper gestire le scapole e ad avere anche una certa propriocezione del proprio corpo, perché sennò quello che si rischierebbe di fare è solamente di tirare a caso senza percepire nemmeno nulla e quindi di conseguenza rendere poi il lavoro vano. Perché abbiamo messo queste due banane qua sulla pressa, sulla leg press, e perché io ho una maglietta con delle banane? Perché sono una fanatica di Andy Warhol e dei Velvet Underground? Perché siamo carenti di potassio? No. Beh, sicuramente io sono una fanatica dei Velvet Underground e di Andy Warhol, però non è per questo che abbiamo messo qui le banane. Ma per spiegarvi un concetto, ovvero il rematore, che viene visto molto spesso in palestra, che noi abbiamo soprannominato Banana Row, presenta secondo noi delle pecche, dei punti che vanno rivisti, delle problematiche. E come viene fatto il Banana Row o il rematore a banana? Quello che viene consigliato nelle palestre è di portare il gomito verso le anche, cercando di fare un movimento circolare e andando a contrarre il dorso durante appunto la fase di massima contrazione, quindi quando abbiamo il gomito vicino alle anche, ed effettivamente possiamo percepire il dorso in quella posizione, quindi non è sbagliato da questo punto di vista, ma secondo noi presenta alcune problematiche. Marcello appunto ha analizzato attentamente questo aspetto di questo esercizio, ovvero del rematore, anche con un suo collega, e sono arrivati a delle conclusioni e a una nuova proposta di rematore, quindi di esecuzione del rematore, che prevede una traiettoria più verticale, quindi adesso vi spiegherà nel dettaglio quali sono i punti sfavorevoli. Esatto, come giustamente ha ben detto Greta, il principale handicap del rematore che si vede nelle palestre è la traiettoria proposta, ovvero che è una mera estensione dell'omero. Questa forse per andare a escludere i flessori del braccio, quali appunto il bicipite, per escludere il centro schiena, per escludere appunto gli adduttori delle scapole. Però secondo me, se si cerca di isolare il gran dorsale, allora siamo fuori strada se la scelta vira sul rematore con manubrio, in quanto il gran dorsale vuole che noi tiriamo dall'alto verso il basso. Il rematore per sua natura ci propone un vettore da combattere che è ortogonale alla nostra linea del corpo,
ovvero posso? Lui ci traziona in questo senso, il dorsale vorrebbe che il vettore ci trazioni in questo senso, ok? Quindi tirare dall'alto verso il basso per forzare anche quella che è una depressione scapolare. Il rematore, ripeto, per sua natura ci forza in maniera ortogonale, quindi vira più su una adduzione delle scapole. Di conseguenza non è un esercizio finalizzato all'isolamento del gran dorsale. Inoltre, come dicevo prima nell'introduzione, il suo grande vantaggio, nonché valore aggiunto, è un completo reclutamento di tutti i muscoli della schiena, quale gran dorsale stesso, adduttori scapolari, paravertebrali, eccetera. Andare a isolare, secondo me, è davvero uno spreco. Non dobbiamo ricercare una traiettoria prettamente semicircolare, quindi col gomito che va all'indietro verso il bacino, è perché noi non lo faremmo contro una resistenza. La resistenza da vincere è la gravità ed è verticale. Spostare un carico in obliquo, non lo sposti appunto contro resistenza, sentiremo un grande squeeze illusorio, prettamente illusorio del gran dorsale, ma è fine a se stesso, non è contro resistenza, è come contrarre i glutei nella contrazione apicale dello squat, quando tutti i segmenti ossei sono in stazione retta. Sì, io li posso contrarre e li sento anche bruciare, ma non li contraggo contro resistenza, come potrebbe essere una contrazione apicale nell'hip thrust. Altra cosa, se andare molto indietro col polso, quindi tenere l'angolo del gomito molto aperto, mi può escludere il bicipite, vero? Il manubrio non ci va per miracolo indietro, ma ci va grazie al tricipite. Quindi, ok, escludo il bicipite, ma interviene di più il tricipite. Per quello in alto bisognerebbe ricercare una ortogonalità tra omero e avambraccio, e o meglio una verticalità dell'avambraccio stesso. Quando l'avambraccio è completamente verticale, significa che bicipite e tricipite per forza di cose sono quanto più disattivati possibili. Un altro handicap che ci propone il rematore cosiddetto banana è una curva di forza completamente disomogenea, o meglio sbilanciata verso il massimo accorciamento. Quando il muscolo è debole, noi dovremmo sollevare più carico e non avremo invece a disposizione carico nella porzione in cui il muscolo è più forte. E soprattutto questo si riflette su una non possibilità di raggiungere il cedimento muscolare, perché appunto se la curva di forza è completamente errata, o meglio è esattamente al contrario in questo esercizio, ripeto, non si può arrivare al cedimento, bensì a una sempre maggior parzializzazione del ROM, quindi accorciando sempre di più l'arco di movimento verso il massimo allungamento, appunto quando la resistenza è sempre più bassa e il dorsale è sempre più forte. Ma non ci sarà un vero e proprio sticking point che mi delinea, che mette quella linea di confine tra fallire una ripetizione e non potersi permettere quella successiva, rispetto appunto come nel banana row, continuare a parzializzare la ripetizione, che poi è la stessa cosa che si verifica in un hip thrust eseguito in maniera canonica, piuttosto che in un'alzata laterale, piuttosto che nel pull down, sì. Push down, scusami. Detto Marcello precedentemente, è uno squeeze, una percezione del dorsale illusoria. Se vi trovate bene, io vi posso dire di usarlo magari come preattivazione, giusto per percepire il dorso, nemmeno come finisher, però magari appunto come preattivazione. La traiettoria non è verticale quando il segmento osseo che si sposta è solo uno, quindi c'è un fulcro e il braccio di leva che gira attorno, come l'alzata laterale, e ovviamente non si può proporre una traiettoria verticale, ma quando i segmenti ossei sono più di uno, in teoria la traiettoria è più ottimale, economica e verticale. Dopo aver visto quindi quali sono le pecche del banana row, andiamo a vedere qual è l'esecuzione corretta che Marcello, secondo Marcello, che appunto sì, Marcello e il suo collega appunto hanno analizzato accuratamente per diverso tempo, andando proprio a provare a modificare tutti questi aspetti negativi che abbiamo descritto precedentemente. Propongono quindi una variante, proponiamo, adesso mi ci metto dentro anch'io, questa nuova variante che effettivamente risulta essere molto più efficace e
realmente funzionale e logica. Forse prima di dire quali sono appunto le varianti previste nell'esercizio, bisogna dire qual è il fine. Il fine è andare a correggere fisicamente, quindi in termini proprio fisici, quella che è una curva di forza che nasce errata nell'esercizio eseguito in maniera scolastica o didattica, andando a far gravare di più il carico in prossimità del massimo allungamento quando il gran dorsale è al massimo della sua forza, per andare un po' a sgravare il peso da sollevare in prossimità del massimo accorciamento, quando il dorsale è debole, ok? Oddio, non quando il dorsale, quando i muscoli sono deboli, rispettando il diagramma forza, tensione, lunghezza, ok? E questo è così, ovviamente, non è un mio parere. Come quindi ovviare a questo diagramma di forza che nasce errato? Sono due o tre le pratiche da eseguire. L'utilizzo di cheating, voglio precisare, non inteso come un sovradimensionamento del carico per alimentare l'ego, per banalmente sollevare più peso, bensì cheating inteso come un utilizzo, un abuso quasi volontario ovviamente, delle inerzie, delle accelerazioni messe nel punto giusto, al momento giusto. Traiettoria verticale, perché i carichi si spostano in verticale, il vettore da combattere è la gravità e tira dal basso verso l'alto, dall'alto verso il basso. Spostarlo in diagonale, ripeto, non lo sposteremmo contro resistenza. Inoltre all'isolamento del gran dorsale, oppure alla paura di reclutare il trapezio, e magari ci arriverò dopo quando parliamo di isolamento nel bodybuilding. Però ripeto, voglio scongiurare questa paura perché è infondata. E fermo in massimo allungamento, fermo abbondante anche sopra il secondo, in modo da inibire completamente il riflesso del muscolo, che poi funge da elastico quando è completamente prestirato, e soprattutto portare l'attrezzo a velocità 0 km orari, in modo che annullando completamente l'inerzia e partendo da velocità 0 io debba combattere per quanto possibile un po' più carico di quanto avrei in modo in tensione continua, diciamo. Mentre nella fase concentrica di salita, quando io mi trovo circa a una spanna dal pettorale, dallo sterno, andrò incontro all'attrezzo stesso flettendo leggermente le ginocchia e avanzando col pettorale. Questo è come intendo io il cheating. Infatti, se ci guardiamo intorno e pensiamo a tutti gli esercizi di dorso, il lat machine, le trazioni, ad esempio prendiamo il lat machine. Faccio una domanda provocatoria: perché il lat machine lo tiriamo dall'alto verso il basso, quindi eseguendo una traiettoria verticale, e non lo sbananiamo fino ad arrivare a un metro dallo sterno? Perché? Vale. Rispondete allora, perché? Stupida. Questo vale lo stesso per il rematore, cioè non capisco per quale ingiustizia il lat machine, le trazioni, io trazionerò in verticale mentre il rematore no. Cioè, bisognerebbe proprio non far prevalere la propriocezione individuale, quindi il sentire il muscolo non deve prevalere su quella che è la fisica e la biomeccanica dell'esercizio. Okay? Poi in realtà il cheating che vedete fare durante l'esecuzione di questo esercizio a me, a Marcello e anche alla persona che inseriamo nel video, cioè il suo collega Alessandro Verani, esattamente, detto Sandro, io lo conosco come Sandro, non è un cheating casuale, non viene tirato il manubrio in modo casuale come se fosse una semplice tirata senza controllo. C'è una logica molto attenta dietro che prevede sempre l'uso della scapola, che in allungamento deve quasi staccarsi, giusto? Io ad esempio resto giù anche un secondo in massimo allungamento per poi ridare un'altra bella scapolata e spingere col petto contro quasi il manubrio. Quindi è un cheating veramente attento, è un gesto molto controllato e molto tecnico, per nulla casuale, perché magari a vederlo può sembrare una cosa grossolana. Esatto, forse il problema è che nell'immaginario collettivo il cheating venga visto come qualcosa di dispregiativo, di tecnicamente volgare o di errato. No, il cheating nel bodybuilding è la massima espressione tecnica. Basti vedere come si allena Branch Warren, che fa 40 ripetizioni cittate al pulley, la prima è uguale alla 40esima.
tra l'altro con tanto carico. Quindi non è nulla di casuale o di voluto, è tutto estremamente ricercato. E c'è un ritmo ben preciso anche da mantenere, che non è per nulla facile mantenerlo, ve lo dico perché per me è sempre un casino, nel senso che quando a un certo punto magari ti distrai anche brevemente o sbagli leggermente di qualche centimetro la traiettoria, rischi di perdere quel ritmo che invece ti permette di avere una cadenza perfetta durante l'esecuzione di tutta la serie. Quindi sicuramente è una cosa ben precisa e tecnica. Ah, guarda, è semplicissimo capire se uno utilizza il cheating in modo intelligente, consapevole o meno. Basta vedere la ripetitività delle ripetizioni stesse. In che senso? Se ogni ripetizione banalmente è diversa dalla precedente, è perché è fatta in maniera totalmente casuale, sovradimensionando il carico rispetto alle proprie possibilità. Viceversa, se c'è una ripetitività della forma, è un cheating intelligente, diciamo. Vi potreste anche aiutare, poi ovviamente capire questo concetto secondo me diventa più facile quando guardate attentamente il video di una persona che lo fa in modo perfetto, motivo per cui vi mettiamo il video di Sandro, e noterete che il respiro aiuta tantissimo in questo caso, aiuta proprio a darvi ritmo e a farvi percepire qual è la giusta cadenza da mantenere. E anche ovviamente cercare di contare in qualche modo, ad esempio nella fase di allungamento, fermando il movimento nei punti giusti. Almeno questo è quello che aiuta me. Poi se lei ha qualcos'altro da dire a riguardo, visto che sta ridendo. Ridevo sotto i baffi perché mi vengono in mente appunto i suoi video dove lui si mette molto prontamente un vecchio pacchetto di sigarette nella parte di rematore che andrà a utilizzare perché lui si sbatte un quintale contro lo sterno. Quindi un vecchio pacchetto di Marlboro sotto la maglietta è una cosa intelligente. La forma ideale nel bodybuilding ha due aspetti: uno appunto concreto, meccanico, l'esecuzione, cioè come muovo io i segmenti ossei e i carichi nello spazio, e ovviamente è incontrovertibile, cioè o è giusta o è errata, non è soggetta a interpretazione. Una volta sistemata questa prima parte, che dovrebbe essere quasi scontata e diventare un automatismo, subentra la seconda parte, che è una parte astratta, per molti mistica, molti ci credono, molti non riconoscono l'efficacia, ed è la parte di propriocezione, il cosiddetto feeling, la cosiddetta connessione mente-muscolo. Quindi mi allaccio al discorso di prima: perché io non devo aver paura di utilizzare troppo, che ne so, il centro schiena piuttosto che il bicipite nel rematore con manubrio fatto in verticale? Perché sarò io a scegliere cosa reclutare di più durante quella remata. Se io voglio sbranare il gran dorsale, dovrò essere io abile a farlo, reclutandolo, neurostimolandolo, o meglio, ok? E questo vale per tutto. Isolamento nel bodybuilding non vuol dire usare solo quel muscolo, è impossibile. Cioè anche con le croce ai cavi non userò mai solo gran pettorale. Isolamento nel bodybuilding vuol dire avere l'abilità di neurostimolarlo, ripeto, scontato che io abbia scelto una meccanica idonea, un piano di lavoro coerente, subentra la parte astratta, quindi dovrò avere l'abilità di neurostimolare il muscolo, non attivando del tutto gli altri gruppi. No, gli altri gruppi si possono e devono benissimo attivarsi, è anatomicamente, è fisiologico che sia così. Isolamento nel bodybuilding vuol dire che io neurostimolerò tanto il gruppo target, tanto che sia il primo gruppo o a stancarsi se lavora buffer o a cedere se lavora cedimento. Vediamo brevemente quindi come potremmo andare ad inserire questo esercizio in una programmazione. Piccola premessa, allora, come sempre
dire come inserire un esercizio in una programmazione e dire tutto e niente. Perché? Perché ovviamente una programmazione è composta da tanti elementi, non è composta solamente da rematore con manubrio, rematore con manubrio, rematore con manubrio. Quindi bisogna sempre valutare bene la persona, perché poi magari alcune persone è meglio che non facciano il rematore con manubrio. Se e penso errato, che tu sarai d'accordo con me. Se è errato, se non riescono a farlo e a percepirlo e quant'altro, non per forza devono fare il rematore con manubrio. E in questo caso, quale può essere secondo te un esercizio sostitutivo? Esercizio molto fedele, ma non troppo, c'è il T-bar, che è sempre molto difficile, richiede un investimento di tempo molto, molto lungo, però richiede forse di spersonatura, di meno utilizzo di cheating, eccetera, perché salendo il braccio di leva andrà già a sgravare il carico naturalmente. Quindi questo può essere un esercizio di preparazione quasi propedeutico per poi andare a virare sul rematore con manubrio. Sì, interessante anche la proposta del pendley row, però è un esercizio con dead stop, quindi non è in tensione continua. Bellissimo, è un po' meno culturistico, diciamo. Sì, bellissimo, row, bellissimo. Anche con manubri. Sì, il row. Statica. Ok, sì. Ci può stare. Ok, tu dici, sì, però dico, non è propedeutico. No, ok. Diciamo più che altro potrebbe fungere da attivatore in quel caso, magari. Esatto, assolutamente. E poi in generale comunque il CRO, personalmente a me piace molto, un bellissimo esercizio. Possiamo vedere però come andare a introdurlo. Bisogna utilizzare alte ripetizioni, basse ripetizioni, qual è lo spettro di questo esercizio? È ampio, ci si può lavorare dando diversi stimoli, che sia meccanico, metabolico, quant'altro, cosa ne pensi? Allora, come approcciarsi al rematore con manubrio? Sicuramente con tanta pazienza. Con tanta pazienza sicuramente. Il range più idoneo su cui investire il rematore con manubrio, banalmente è un range medio, perché più vado in là con le ripetizioni, non che non sia efficace, tutt'altro, ma più sarà difficile per me rimanere tecnico fino alla fine e percepire fino alla fine il gran dorsale come prime mover. Viceversa, con un carico troppo alto non riesco a attivare le fibre giuste e proporre la meccanica giusta, perché non è ben maneggiabile, passami il termine. Banalmente, non so se è una risposta banale, ma un range medio è forse quello più ideale. Range medio non lo definisco di proposito, perché dovrete voi avere l'abilità e la propriocezione per capire qual è il range che vi permette di sentire dalla prima all'ultima ripetizione il gran dorsale. Soprattutto di mantenere questo ritmo continuo, perché per mia esperienza personale ho notato che allora noi andiamo ad eseguirlo ad esempio con tre diversi stimoli. Uno con ripetizioni più basse, soprattutto all'inizio, anche con un 4-5 RM, comunque anche da 4 ripetizioni, quindi anche basse, con carichi più alti, ovviamente un range medio che andava sulle 6-7 ripetizioni con un carico un pochino più basso, e poi un range un pochino più alto dalle 8 alle 10, che comunque non è altissimo, non stiamo parlando di range alto come 12-15 ripetizioni, con un peso ancora più basso. Però mi rendo conto, andiamo, che quando vado ad eseguire ripetizioni più alte, 8-10, perdo molto spesso questo ritmo continuo, che invece questa cadenza perfetta che invece bisognerebbe dare all'esercizio. Quindi personalmente quello che preferisco è o basse ripetizioni, basse appunto 4-5 ripetizioni, oppure massimo 7, non di più. Eccedere con le ripetizioni diventa piuttosto oneroso anche a livello neurale, e visto che è un esercizio unilaterale da alternare, diventa anche un po' dispendioso a livello cardiorespiratorio e avrei poco tempo da dedicare al recupero, perché devo fare l'altro arto. Stare troppo bassi con le ripetizioni invece non è gratis a livello articolare, perché comunque anche se è una remata sulla bassa schiena influisce non poco, anche perché in massimo allungamento avrò una torsione che si chiama coppia sulla bassa schiena, non indifferente. Cioè dipende uno quanto solleva, però tutta la lunghezza della clavicola poi devi essere tu a torcerla dall'altro lato, e non lo fai a gratis.
può essere messo all'inizio di una seduta? Assolutamente sì, proprio giocando su questi stimoli che abbiamo detto. Andiamo a giocare più sullo stimolo meccanico o appunto con ripetizioni medie o dando uno stimolo un pochino più metabolico. Verso la fine di una seduta, allora, secondo me non nulla lo vieta. Sì, nulla lo vieta. Adesso andremo a parlare di programmazione. Esatto, nulla lo vieta, nulla lo distrugge. Andiamo però, un po' fuori tema, però per assurdo potrebbe essere interessante. Cioè, io vi consiglio un attimo di allontanarvi dalla, ok, esercizio pesante, esercizio medio. L'ordine cronologico non è per forza quello, non è per forza delineato. Anzi, vi invito a provare un lavoro pesante neurale dopo tanto lavoro metabolico. Potreste scoprire di avere un ottimo feeling, perché no? No, scherzo, non ci provare, manco scherzando. Potrebbe essere molto interessante, no, anzi lo è. Quindi sperimentate, innanzitutto direi di partire con l'esecuzione corretta, cioè di darvi tempo, investire pazienza, perché tutte le cose nate con la fretta non danno mai origine a buoni risultati. Prima, tra gli errori del rematore canonico visto nella palestra, non ho detto uno importantissimo, ma non l'ho detto perché non è per forza associato al banana row, però si può vedere, è quello di farlo con il ginocchio in appoggio sulla panca, che sia banana che sia verticale, mi raccomando, piedi a terra ben puntellati. Puntellare i piedi vi donerà più stabilità, vi darà modo di erogare più forza. Non mettete il ginocchio in appoggio sulla panca, per l'amor del cielo. Quindi puntellato, diciamo, non sei puntellato, significa che non sei con entrambi i piedi stabile al suolo. Stessa differenza che si può andare a vedere in una pianca piana eseguita con i piedi sulla panca o con i piedi per terra. Già ne abbiamo solo due di piedi, se non utilizziamo uno, insomma. Quindi piuttosto consigli di tenere un braccio in appoggio braccio su una rastelliera. Non troppo alto. Non troppo alto. Poi nell'esecuzione, esatto, che nel video si vedrà che benissimo. Ti permette di avere la schiena a 90 gradi, idealmente. Il peso corporeo va sulla gamba che è in avanti, diciamo, volgarmente. Bello fatta, lungo. Signorina Greta. Sono molto soddisfatta, ringrazio Marcello per ringrazio il signor Marcello, perché ricordatevi sempre che bisogna dargli del lei. E almeno, se siete ancora più sottoni, potete dare anche del voi, e lui sicuramente apprezzerà moltissimo questo vostro lei solo quando rientri tra gli intimi. Giustamente, ricordatevi di iscrivervi al canale, lasciate un commento qua sotto per farci sapere se avete capito quello che abbiamo detto nel video o no, su come fate, per farci sapere come fate voi il rematore, se vi ha incuriosito il nostro discorso, se vi siete ritrovati e se proverete a fare questa esecuzione e proverete a lavorarci su. Mi raccomando, lasciate un bel like al video e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!